Lei è stato 2 giorni a Roma, ha avuto incontri relativi, immagino, alle vicende del Comune di Napoli, ci può dire qualcosa? Sì, nonostante l'argomento centrale, devo dire, è coronavirus, quindi anche negli incontri romani, per me è stato utile farli e li ho voluti fare per acquisire ulteriori informazioni in modo che io possa adottare tutte le azioni migliori per tutelare, come dire, la salute dei miei concittadini. Però ho fatto anche incontri importanti, credo le cose più rilevanti che possiamo dire in questo momento è l'incontro col Ministro dell'Interno, in cui abbiamo sottolineato la necessità che il governo faccia presto a dotare i comuni dei trasferimenti finanziari necessari, altrimenti si arriva nella primavera a marzo con difficoltà di cassa. Quindi questo è un tema che, come sapete, lo Stato deve trasferire le risorse ai comuni e questi non sono ancora arrivati. Se non arrivano questi soldi, i comuni non possono andare avanti, e soprattutto di questi tempi dove c'è la necessità che ogni servizio funzioni al meglio, anche per garantire la sicurezza dei nostri concittadini da un punto di vista sanitario, per quello che sta accadendo. Veramente ho chiesto al Ministro dell'Interno e al suo capo di gabinetto Piantedosi di garantire con la massima rapidità possibile questi trasferimenti, e come al solito abbiamo constatato l'attenzione e la sensibilità istituzionale della Ministra Lamorgese. Poi ho avuto un incontro, secondo me, molto importante anche con il Ministro della Cultura Franceschini, con cui abbiamo parlato di tante cose. Gli argomenti più rilevanti, a parte il vertice dei Ministri della Cultura che si farà più in là, per adesso abbiamo due vertici importanti, quindi segno che Napoli, città in cui la vita è forte e continua in maniera importante e serena. Abbiamo discusso della Floridiana, gli ho chiesto di garantire al più presto l'arrivo dei fondi, perché quello è un parco dello Stato che va riaperto. Poi mi sono doluto, però il Ministro mi ha assicurato che al più presto si sbloccherà questa situazione. Da 6 mesi che è bloccato il contratto istituzionale di sviluppo, dove noi eravamo pronti a partire da settembre, siamo arrivati a fine febbraio e per un palletto di competenze e responsabilità all'interno del governo è tutto fermo. Devo dire, il Ministro mi ha assicurato il massimo impegno, e poi abbiamo messo in campo una strategia per realizzare al più presto Comune di Napoli, dove ho illustrato tutta la parte che abbiamo fatto come Comune e Città Metropolitana, per accelerare i tempi di realizzazione del museo di Totò. Insieme al governo e alla famiglia si può arrivare a costruire un processo anche partecipato e di gestione di quello che sarà il museo, perché noi abbiamo messo le risorse per farlo al Palazzo degli Spagnoli a Via Vergine, però insieme al governo, insieme alla famiglia, poi possiamo anche mettere insieme un'azione di valorizzazione e di gestione. Quindi ci vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche di quello che dovrà accadere nell'anniversario di Caruso da qui a qualche tempo, quindi insomma ancora una volta ho notato nella percezione del governo la massima attenzione per quello che sta accadendo nella città di Napoli, nonostante in questo momento l'Italia, attraverso lo tsunami coronavirus, sta pagando uno scotto in termini culturali e turistici davvero impressionanti, ma credo che il nostro compito è anche quello di dimostrare che questa è una situazione sicuramente di emergenza, sicuramente critica, ma la vita deve anche continuare, perché altrimenti rischiamo di contare poi più morti sociali o per devastazioni psichiche o economiche di quelle che poi è stato quando passerà questo tsunami, il coronavirus. Quindi bisogna mantenere equilibrio e bisogna tutti quanti lavorare, e quindi incontri romani sono serviti anche a dimostrare che qui nella nostra città, insomma, tutto ciò che abbiamo messo in campo cerchiamo in qualche modo di continuare a garantirlo nelle condizioni massime di sicurezza e di serenità.